le tasse vanno pagate, ma a condizione che le tasse siano giuste, le leggi che stabiliscono le tasse siano scritte in maniera chiara e comprensibile. 11 leggi, 36 decreti, 50 circolari, 122 risoluzioni del Ministero delle Finanze, nonché 72 provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate. Sono le disposizioni dello Stato che influiscono sulla pressione fiscale a carico dei contribuenti italiani. Numeri da brivido per il Movimento 5 Stelle, che dopo l'attivazione dello sportello SOS Anti-Equitalia lancia la campagna Un mare di tasse per mettere in guardia cittadini ed imprese su cartelle pazze o applicazioni indebite di tributi, come nel caso della Tari. Noi abbiamo fatto un'interrogazione parlamentare, il sottosegretario del Ministro dell'Economia e Finanze ha spiegato qual è l'interpretazione giusta per il calcolo della Tari, in riferimento al pagamento della quota variabile che è stata moltiplicata illegittimamente, quindi alcuni cittadini hanno pagato il doppio di quanto dovuto. Una battaglia che ha avuto la sua proiezione anche a Vibo Valentia. L'azione del Movimento 5 Stelle è volta alla tutela, all'aiuto dei cittadini, specialmente le fasce più deboli, quindi con questo evento l'aiuto di un nostro volontario che in questi anni ha supportato concretamente dei cittadini presso il nostro punto SOS Antiequitalia a Lamezia Terme. Così, anche in materia fiscale, i pentastellati provano a dettare la linea nelle aule parlamentari e non solo. Per cercare di superare i vari inghippi, le varie trappole previste dalla normativa fiscale. Stefano Mandarano per la CNews 24.